Bene, un pace e bene, permettetemi di iniziare con questo saluto di buongiorno, buon pomeriggio, brava gente. Vorrei iniziare così perché Francesco d'Assisi amava cogliere da tutti gli appuntamenti l'essenza dell'uomo, che è la bontà. E io a questo ci credo moltissimo e credo che possa essere davvero il miracolo che possiamo vivere in un clima di populismo esasperato, in un clima di prima io e poi gli altri, prima noi e poi loro. E stavo scrivendo un editoriale per il Sole 24 Ore che esce domani e ho detto: se dicessimo non prima loro, prima noi, ma insieme, credo che il cuore si allarghi su questa parola, insieme. Insieme, che è la parola del centrale del manifesto di Assisi. Ieri, caro Ermete, delle persone mi hanno incontrato e mi hanno detto: il vostro manifesto ha avuto una fortuna incredibile, sta avendo una fortuna incredibile. E a volte sono un po' dei feedback che non ti aspetti, ma che ci dicono che cosa sta accadendo intorno al manifesto. E allora era giusto che all'interno di questa edizione del Cortile di Francesco ci sia stato questo panel dedicato al manifesto di Assisi, dedicato a, direi, ad un tema che è quello dell'ambiente, Stamattina con Planet Design siamo detti come progettare il futuro, Oggi ci vogliamo dire come vivere una cultura che non sia scartare. Il titolo che noi abbiamo dato è Contro la cultura dello scarto, rapporto sull'economia circolare in Italia. Ci sono diverse personalità e tutte impegnate, e quindi ascolteremo voci di chi sta mettendo in atto questa cultura cara a questo pontificato. Noi viviamo questo appuntamento anche alla vigilia del 3 ottobre, inaspettata, inedita, storica, l'appuntamento che vivremo il 3. Non era mai accaduto nella storia della Chiesa, oltre 2000 anni, che una enciclica, un documento del Magistero fosse firmato fuori dalle mura petrine, o come si dice in gergo giornalistico, oltre Tevere. Ma non solo, anche nella storia di questa comunità, da quando la tomba è aperta al culto, perché voi sapete che prima erano solo due livelli, la Basilica Superiore e la Basilica Inferiore, nel 1800, di fronte alle domande dell'illuminismo, c'è o non c'è il corpo di San Francesco, i frati decidono di fare uno scavo che dura 82 notti, solo la notte, e mettono nella possibilità ai pellegrini di venerarne il corpo e di toccarlo attraverso il giro attorno alla sua tomba. Ecco, da allora mai un papa aveva celebrato l'Eucaristia sulla tomba di San Francesco, ma sempre in basilica inferiore o superiore. E Assisi fa la storia, perché questa tappa storica permette anche di leggere l'apparato dottrinale di questo pontificato. La Lumen Fidei, la prima enciclica, la seconda, la Laudato Si, la terza, Fratelli Tutti, quella che firmerà qui. Bene, sono tre encicliche che ci dicono il motivo del nome che il Papa ha scelto. Francesco perché l'uomo della fede e della pace, Francesco perché l'uomo che ama e rispetta il creato, Francesco perché l'uomo della solidarietà e dei poveri, con la terza enciclica. Non vi anticipo i contenuti, ma ho avuto la gioia di fare la guida alla lettura dell'enciclica in coedizione con
la libreria editrice Vaticana. Una cosa posso accennarla, che la copertina fa parte del ciclo pittorico del primo film a colori su San Francesco. Un film a colori che noi vorremmo incarnare con i nostri gesti. Ecco perché con me Ermete Realacci, dove lo sento come un fratello, non dico maggiore, un fratello, perché il fratello non è più piccolo o più grande, è fratello. E allora con lui stiamo portando avanti questa sfida, che è un impegno. Tocca prima noi in prima persona e poi le persone che ci stanno accanto, dove noi possiamo e crediamo di poterle contaminare positivamente, positivamente. Davvero questo virus della possibilità, della positività, possa toccare il cuore di ciascuno, dove non tocca difenderci ma abbracciare. Questo significa un no chiaro alla cultura dello scarto, ma un sì convinto alla cultura dell'inclusione, che poi porta a fare delle scelte che vanno all'essenziale. E di queste scelte ce ne parla anche Ermete Realacci, poi daremo e la saluto caramente, la direttrice di Buone Notizie, peccato che non è Vangelo, ma credo che sia un po' di Vangelo, perché Buone Notizie è Vangelo. Elisabetta Soglio, qui ti salutiamo e ti diciamo grazie per la conduzione di questo panel. Vai Ermete. Grazie Enzo, che ha ricordato l'importanza che sta assumendo questo luogo, io direi non solo per la cultura cattolica ma per la cultura del mondo, perché se c'è un leader mondiale che ci sta suggerendo una via d'uscita in positivo dalla crisi climatica, dalle crisi e anche da questa pandemia, questo è sicuramente Papa Francesco. Abbiamo voluto fare questo appuntamento a partire dal Manifesto di Assisi intorno al tema della cultura dello scarto, innanzitutto espressione che è presa peraltro anche dalla Laudato Si, proprio la cultura dello scarto, perché anche questa espressione fa capire che l'ispirazione del Manifesto di Assisi, che era quella di dire, guardate, che contrastare la crisi climatica, contrastare la crisi della pandemia con coraggio non è solo una necessità, ma è anche una grande opportunità per cambiare la nostra economia e la nostra società, renderle più a misura d'uomo e per questo più capaci di futuro. Abbiamo voluto scegliere questo tema perché il tema del recupero, dell'inclusione, che è un dato ambientale, materiale, tecnologico, di saperi, ma che è un dato anche della società, per questo al di là che è stata scelta perché ha anche una grande qualità professionale, è un'amica, e il fatto di scegliere una giornalista che è impegnata, come ricordava Enzo prima, sul tema appunto della società, ci è sembrato il giusto complemento al fatto che qui si susseguiranno una serie di contributi che riguardano imprese grandi e piccole, dall'Enel, a Illy, dalla Novamont, ai consorzi, a tante imprese, esperienze, penso a quella del Banco Alimentare, che da anni presidiano terreni molto importanti per la nostra società e che in qualche maniera sono collocate però in questo momento che stiamo vivendo. Io voglio dire solo due cose. La prima, c'è in ballo molto in questo periodo che stiamo vivendo e nei prossimi anni. A me è rimasta, questo Papa ha anche una straordinaria capacità comunicativa di sintetizzare in frasi dei concetti molto anche forti. A me è rimasta impressa una frase che lui disse nel 2014 a Strasburgo, intervenendo al Parlamento europeo, quando parlò di un'Europa nonna, non più fertile e vivace. Mi sembra una frase molto netta, molto dura, di stanchezza, segnalava la stanchezza dell'Europa, l'incapacità dell'Europa, come scritto nel Manifesto di Assisi, di rinnovare la propria missione, darle forza e centralità, un'incapacità che abbiamo visto anche nella Brexit qualche anno dopo, nella sconfitta che l'Europa ha subito nel referendum sulla Brexit. Ebbene, oggi siamo in una situazione diversa, l'Europa ha cambiato passo. A fronte della pandemia c'è stato uno scatto, per una
spinto dai grandi paesi europei, francamente penso dobbiamo ringraziare molto anche la Merkel e la Germania di questo passaggio, è stata varata una serie di misure, ma in particolare il Recovery Fund, che mettono in ballo enormi quantità di risorse. Per l'Italia stiamo parlando di 209 miliardi di euro nei prossimi anni, che sono molto indirizzate. Allora, questo discorso nostro non è un discorso solo astratto, solo culturale, solo di numeri, solo di tecnologie, ne parleremo, ci aiuterà anche Duccio Bianchi dopo a mettere in fila questi numeri, ma è un discorso che è molto legato all'attualità, perché qual è il problema che l'Italia corre in questo momento? È che mentre, a mio avviso, al di là si poteva fare meglio, si poteva fare peggio, c'è questo problema, quell'altro problema, però vediamo le cose anche in positivo. L'Italia si è mossa molto bene nella pandemia. Sostanzialmente, lasciamo perdere paesi, diciamo, che hanno leadership particolarmente discutibili, penso a Trump o a Bolsonaro, ma anche fra i grandi paesi europei, l'Italia, investita con grande violenza dalla pandemia, in realtà ha retto molto meglio degli altri, si è mossa molto meglio degli altri. Quindi noi abbiamo fatto bene, lo si vede purtroppo in questi giorni e speriamo che non peggiori la nostra situazione, si è mossa molto bene nella trattativa europea. Non era affatto scontato che si arrivasse a questo passo così importante da parte dell'Europa, rischia di sbagliare la partita del Recovery Fund. Lo dico con franchezza. Il Recovery Fund è legato, lo ha ricordato anche la Presidente von der Leyen nei giorni scorsi, a tre fattori: sanità e inclusione, transizione verde e digitale. Queste sono le tre chiavi di accesso. In particolare la von der Leyen ha detto con grande nettezza che il 37% dei fondi del Recovery Fund vanno investiti contro la crisi climatica. 37% dei fondi significa per l'Italia qualcosa come 77-78 miliardi di euro, una cifra enorme. Bene, purtroppo noi su questo terreno siamo indietro, perché i progetti di cui si parla, gli articoli che leggo sui giornali, le 600 proposte che sono arrivate da ministri, regioni, soggetti vari, non sono su questa lunghezza d'onda. Sembra più la riedizione di progetti del passato che non un'idea di futuro. Allora, questo appuntamento si colloca in questo momento, perché per ragionare di questa idea di futuro noi dobbiamo in qualche maniera abbandonare questa enumerazione di cose vecchie e capire qual è la visione, qual è la strada nuova. Noi abbiamo fatto degli stati generali dell'economia che non sono serviti a niente. È stata fatta un'operazione di una commissione Colao che ha messo in fila una quantità di proposte infinite, inutilizzabili, no? Io a volte ho quasi, insomma, mi spavento, perché ho visto un ministro della Repubblica, per esempio, dire che avrebbe proposto al Recovery Fund il tunnel sotto lo stretto di Messina. Ora, il tunnel sotto lo stretto di Messina non c'entra nulla con i criteri che la Presidente del Parlamento Europeo ci ha dato e che l'Europa ci farà rispettare, perché c'è stato uno scontro su questo Recovery Fund, non tutti erano d'accordo, no? E per giunta questi sono progetti che dovrebbero essere messi in pratica nei prossimi 2-3 anni. Allora è necessario cambiare passo. Perché è importante questo nostro appuntamento? Perché in questo cambiare passo noi possiamo partire da dei punti di forza che l'Italia ha, che non vanno contemplati come una rendita, ma vanno investiti in un'idea di futuro. Questi punti di forza devono essere anche dei punti di forza legati ai valori, legati anche al fatto che la società deve stare assieme, aiutati dalle spinte che arrivano, per esempio, dalla Laudato Si', no? Ma sono anche dei punti di forza di politiche, e in particolar modo quello di cui siamo chiamati, parliamo oggi, la politica del recupero dei materiali, dell'economia circolare, è una politica in cui l'Italia è molto forte. Pochi lo sanno, Duccio Bianchi poi ci darà i numeri, ma noi, per ragioni antiche, noi siamo un paese povero di materie prime, quindi siamo stati spinti a utilizzare quella fonte di energia rinnovabile e non inquinante che è l'intelligenza umana. E quindi noi recuperiamo il doppio della media europea in termini di materie prime, molto più dei tedeschi. Questo ci fa risparmiare enorme quantità di petrolio e di emissioni di CO2. Quindi noi siamo forti nelle materie prime, lo siamo in tutti i settori, anche nei settori che prenderanno la parola oggi,
abbiamo anche dei settori di punta, penso alla chimica verde, che possono essere aiutarci in questa direzione, e quindi a partire dalla riflessione che noi facciamo oggi, noi puntiamo anche a in qualche maniera influenzare un passaggio in cui l'Italia non deve perdere quello slancio che per ora ci ha consentito di fronteggiare una crisi che è tutt'altro che finita, diciamo, da questo punto di vista, e deve in qualche maniera rispondere, di nuovo penso alle parole efficaci che tante volte Papa Francesco pronuncia per indirizzare il futuro, a quell'invito che Papa Francesco ha fatto dicendo che peggio di questa crisi c'è solo, diciamo, il rischio di sprecarla. La crisi ce l'abbiamo, è pesante, c'è la crisi climatica, c'è la pandemia, possiamo uscirne migliori e più forti se la utilizziamo per migliorare noi stessi, la società e il futuro. Io direi... Bene, sì, Elisabetta, scusa un attimo, solo per dire una cosa. Noi abbiamo una punta di diamante. Ermete portava e lo fa con... scientifico stile certosino più che francescano nel riportare i dati. No, assolutamente no, anzi, io sono per l'inclusività, tu lo sai. Sì. Però io credo che l'uomo può porsi, io stamattina lo dicevo all'inizio quando abbiamo aperto con gli studenti delle università sulla piazza il dibattito sul progettare il futuro, abbiamo la possibilità di porci delle domande intelligenti. Delle domande intelligenti, e io ne prendo una, la riproporrò perché credo che sia indicativa questa domanda, è quella del direttore generale dell'Agenzia delle Foreste in Germania del 1794, quando si conia per la prima volta il termine di sostenibilità, e lui si poneva questa domanda: quante piante posso tagliare per il fabbisogno della Germania, della sua provincia lì era, per far fronte al riscaldamento e ai trasporti, senza mettere a repentaglio la foresta. Io credo che questa è una domanda intelligente e che ci dica la concretezza dello sviluppo sostenibile. Io l'ho detto anche con Starace, l'ho detto anche nel dibattito che abbiamo fatto con ANSA.it pochi giorni fa, dove c'era il presidente di Intesa San Paolo, dove c'era, quindi è una domanda che va anche nella linea dell'economia questa, dove c'erano imprenditori di portata nazionale. Ho detto così: tocca a voi, se siete intelligenti, porvi e rispondere a questa domanda, altrimenti passerete alla storia come dei burocrati che hanno rubato il futuro alle prossime generazioni. Grazie, allora io posso cominciare. Sì. Buongiorno a tutti, Padre Enzo, mi hai subito messo a mio agio, parli di domande intelligenti, quindi dire a un giornalista di fare una domanda intelligente è già metterlo in agitazione, però noi ci proviamo e ci fa molto piacere essere qui anche con la nostra esperienza di Corriere Buone Notizie, che è nato proprio e per questo ha fatto pezzi di strada insieme con voi, con Padre Enzo, con il Manifesto di Assisi, con Ermete Realacci, è nato proprio per dare voce alle buone pratiche che ci sono, perché ci siamo detti che forse, insomma, per migliorare un pochino questa società, renderla più equa, più giusta e anche più sostenibile, oggi non basta che chi fa comunicazione si limiti a fare cronaca e per lo più a dare notizie che non sono positive, ma forse bisognava valorizzare, come ci ricorda sempre anche Stefano Zamagni e come diceva Giacinto Dragonetti, anche valorizzare le virtù e i premi, quindi raccontare le buone pratiche del paese. Oggi avremo tante persone che ci aiuteranno con la loro esperienza a dimostrare come in tanti ambiti l'economia circolare sia già una realtà, e sia già una realtà che non cozza con il business, ma anzi che aiuta il business. E io darei subito la parola, perché abbiamo tanti ospiti, ma sarà sicuramente una carrellata leggera, perché le cose sono veramente interessanti. Abbiamo come primo ospite Duccio Bianchi, che è fondatore di Ambiente Italia. Duccio è già stato citato anche da Realacci più volte, perché da tanti anni con i suoi rapporti e con i suoi studi
ci aiuta a capire quali sono i trend e quali sono le difficoltà e quali sono invece i punti di forza, in questo caso dell'economia circolare. Quindi darei subito la parola a Duccio Bianchi. Grazie. Io vorrei, diciamo, partire illustrando in modo brevissimo alcuni elementi per sostenere la tesi che l'Italia, in parte a sua insaputa, è già un leader dell'economia circolare in Italia. Dico subito che se noi pensiamo a come uscire dalla crisi anche del Covid, non possiamo pensare solo di ripristinare quello che c'era, perché abbiamo avuto un modello che ha assicurato il declino, purtroppo, del paese, ma dobbiamo pensare, diciamo, a una strada nuova. Ecco, sul terreno dell'economia circolare, in maniera forse inattesa, ma l'Italia è anche da molti anni a tutti i prerequisiti. Vi mostro, diciamo, eccoli qua, diciamo, ecco, un po', diciamo, di dati. Noi siamo sicuramente l'economia, diciamo, più performante in Europa in termini di produttività delle risorse, capacità di riciclo, circolarità di materia. È sicuramente questa una eredità, è un elemento iscritto nel nostro DNA, ma come tutte le potenzialità iscritte nel DNA ha bisogno di essere tenuta in allenamento, e quindi questa è una trasformazione in atto e che ha visto addirittura una accelerazione nell'ultimo decennio. Quali sono, diciamo, i punti chiave? I punti chiave sono che l'Italia ha una produttività per uso di materia che è tra le più basse in Europa ed è chiaramente la migliore se pensiamo che, a differenza della Gran Bretagna, stia o non stia in Europa, noi abbiamo una forte industria manifatturiera. Non abbiamo solo una buona produttività per uso di materia, cioè come quando abbiamo un basso consumo di materia per milione di PIL, ma abbiamo anche una buona intensità energetica. In secondo luogo, l'Italia è il leader europeo per tasso di riciclo dei rifiuti. Il totale dei rifiuti, quindi quelli urbani e quelli di origine produttiva. L'Italia, quindi, diciamo, l'Italia è chiaramente un leader, diciamo, e spero che si veda per intero, vero, la pagina? Sì. Sì. Sì, sì. È chiaramente un leader su questo, anche considerando il totale dei rifiuti al netto di quelli minerali, le miniere, le cave, le demolizioni. L'alto tasso di riciclo dell'Italia è in primo luogo un effetto del forte consumo di materie seconde dell'industria manifatturiera nazionale. Il riciclo in Italia, a differenza questo che in altri paesi, è un pezzo fondamentale del sistema industriale nazionale. Noi siamo praticamente l'unico importante paese europeo che è un importatore netto di materie seconde ed è quasi autosufficiente per tutte le frazioni. Noi, a differenza di altri paesi, non raccogliamo molta plastica per cercare di mandarla a riciclare all'estero, ma questa viene in gran parte riciclata internamente. Il tasso, appunto, di circolarità di materia, cioè il contenuto di materia seconda sul consumo totale di materia in Italia, è molto cresciuto, è superiore a quello medio dell'Unione Europea,
ma soprattutto ciò che è importante è che l'industria manifatturiera italiana, e in questo è una industria particolare nel quadro europeo, è una industria largamente legata al recupero di materia. Noi abbiamo, diciamo, una quota totale di produzione di alluminio, restando il secondo paese produttore in Europa da materia seconda. Abbiamo una grande quantità, diciamo ormai è oltre l'80% di produzione siderurgica da materia seconda, ma questo vale anche in molti altri settori: il piombo, lo zinco, i pannellifici, la fabbricazione di carta e cartone, anche la fabbricazione, diciamo, in materie plastiche. La filiera del riciclo, che è, diciamo, una filiera complessa che riguarda, diciamo, la raccolta differenziata, separata all'origine, poi la preparazione per il riciclo dei materiali e quindi la produzione industriale da materie seconde, oltre, diciamo, al riuso, che è purtroppo ancora una cosa marginale, diciamo, è la parte essenziale di quello, sia in termini di fatturato che in parte in termini di occupazione, di quella, diciamo, che si può considerare l'economia circolare in Italia, e vale e dà, diciamo, un valore importante in termini economici, ha già oggi un valore importante in termini economici e dà delle grandi potenzialità di espansione. Ci sono, cioè, molti ambiti dove noi potremmo, diciamo, investire e allargare. Penso solo per il riciclo a tre settori. Uno è il settore dell'arredamento, e quindi, diciamo, i mobili, eccetera, eccetera, dai mobili ai materassi. L'altro è il settore tessile e della moda, e un terzo settore potrebbe essere quello dei pannolini. Si tratta di materiali che già oggi vengono di fatto raccolti in parte in maniera differenziata, di cui esistono le tecnologie per il riciclo. Spesso l'Italia produce le macchine per fare il riciclo all'estero, e che, diciamo, potrebbero diventare altre filiere di responsabilità estesa dei prodotti, come nel settore, diciamo, degli imballaggi. Ma infine, e chiudo, noi dobbiamo capire che il riciclo è, e quindi, diciamo, l'economia circolare in questo senso, diciamo, è una politica fondamentale di contrasto del cambiamento climatico. La politica fondamentale, assieme ovviamente a quello della sostituzione dei combustibili fossili per la produzione di energia. Perché? Perché attraverso il riciclo abbiamo una fortissima riduzione dei consumi energetici e una conseguente forte riduzione delle emissioni di CO2. In sintesi, noi abbiamo un recupero un consumo evitato di circa 23 milioni di tonnellate di TEP, che sono più del 13% della domanda italiana di energia, e emissioni evitate per circa 63 milioni di tonnellate, che sono una quantità pari a circa il 15% delle emissioni. Grazie. Grazie a Duccio Bianchi. Beh, insomma, queste slide e questa analisi ci dicono cose importanti, ci parlano di un primato italiano, ci parlano del fatto di un ambito che dà lavoro e di un ambito anche che contribuisce in maniera effettiva, fattuale alla lotta al cambiamento climatico, e anche un ambito che ha molte potenzialità
di espansione. Ne parlerei con Katia Bastioli, che oltre a essere amministratore delegato di Novamont, Katia Bastioli è stata una delle prime voci, tra l'altro voce femminile, tra l'altro anche unica voce femminile in questo panel. Realacci e Padrenzo, prendete nota, la prossima volta magari qualche donna in più la dovete invitare. Voce femminile che anche a livello internazionale si è fatta sentire già da tempi non sospetti, per spiegare come il contrasto appunto allo scarto fosse possibile, come fosse necessario che anche l'impresa si orientasse in questo senso. Katia Bastioli, partirei proprio da lei per capire intanto se è importante la voce femminile in questo settore, e poi se questa idea del primato italiano è un'idea che la stupisce o è un'idea che secondo lei è dentro un po' il nostro DNA. Allora, innanzitutto grazie per l'introduzione. Io partirei dalla sua seconda domanda per poi rispondere alla fine al discorso delle donne. Allora, no, non sono sorpresa assolutamente, anche perché vivo in questo settore da moltissimi anni e mi sono resa direttamente conto del percorso che l'Italia ha fatto in questo settore. Io parlerei della bioeconomia circolare. La bioeconomia circolare è intesa come rigenerazione territoriale, con al centro la salute del suolo e nonché come creazione di interconnessioni tra settori diversi. Questo è importantissimo, questo aspetto. È uno strumento essenziale delle strategie e delle politiche del Green New Deal per guidare questo processo fondamentale di trasformazione, rendendo possibile quello che io chiamo il fare di più con meno, quindi il make more with less. I prodotti della bioeconomia circolare, e quindi parlando quindi di biomasse da aree marginali, scarti e sottoprodotti, pensati non per sostituire i prodotti esistenti, ma per risolvere innanzitutto i problemi di accumulo di inquinanti nell'acqua e principalmente nel suolo, sono un'opportunità incredibile di ridisegno dei sistemi di produzione e consumo. Quindi non basta semplicemente riciclare quello che abbiamo oggi, ma dobbiamo ripensare le filiere. Si tratta, in questo caso si tratta di bioprodotti, possono essere bioplastiche per il settore agricolo e per il packaging, biolubrificanti, bioerbicidi, coating per le sementi, ingredienti per cosmesi e così via, tutti prodotti connessi alla filiera agroalimentare e che possono aiutarla a diventare sempre più sostenibile e integrata. In Italia siamo primi in questo settore, con una serie di impianti già costruiti, con ingenti investimenti fatti che possono attivare una molteplicità di altri investimenti e possono avere delle grandi ricadute in varie aree. Il progetto, che inizialmente è stato avviato da Novamont molti anni fa, è cresciuto enormemente, è diventato un progetto sistemico a livello italiano, da cui è nata una piattaforma di cooperazione tra mondi diversi, tra il mondo delle bioplastiche, tra i compostatori, gli agricoltori, in particolare Coldiretti, le municipalità, dando vita a un modello che oggi vede l'Italia al primo posto in Europa per quanto riguarda il riciclo del rifiuto alimentare. Il 47% del totale contro la media europea del 16% e contro il 27% della Germania, con possibilità di adeguamento dell'impiantistica a tutto il paese e di una esportazione di questo sistema anche fuori dall'Italia. L'Italia ha le carte in regola per diventare quindi un driver e un dimostratore di bioeconomia circolare per l'Europa e per i paesi del Mediterraneo, interessati enormemente anche ai problemi di desertificazione. La bioeconomia è uno dei pilastri dell'economia italiana e ne rappresenta più del 10% del valore della produzione, questo dobbiamo ricordarlo in generale come bioeconomia. Il paese è secondo per la ricerca e innovazione nella bioeconomia circolare ed è primo come ricchezza e biodiversità, come sappiamo tutti, ma anche come numero di prodotti ad alto valore aggiunto. E questo è un tema importante anche per l'Europa, perché l'Europa sui prodotti ad alto valore aggiunto è anche prima della Cina. Per poter fare leva sugli investimenti già fatti, massimizzando il potenziale di rigenerazione da un punto di vista economico, ambientale e sociale, occorre disporre di che cosa? Di indicatori sistemici che siano realmente capaci di misurare l'impatto sui territori,
di sistemi di monitoraggio che siano affidabili e di una gestione trasparente dei big data che ne verranno prodotti e soprattutto di politiche coerenti e dinamiche a partire dal riconoscimento della centralità dei beni comuni offerti dal capitale naturale, mettendo come priorità la salute del suolo, che è un tema centrale, e la sua rigenerazione, riportando materia organica in suolo. Ricordiamoci il livello di desertificazione. Negli ultimi 10 anni un'area più grande della Grecia è a rischio di desertificazione a livello europeo, per mantenere la sua fertilità, per mantenere la sua biodiversità, ma anche per decarbonizzare l'atmosfera, perché il carbonio nel suolo è un carbon sink. Si potrebbe poi aumentare la qualità delle raccolte differenziate, la quantità e qualità degli impianti di trattamento dei rifiuti organici, che sono fondamentali, la massimizzazione della produzione di compost di qualità, con adozione di standard adeguati anche per l'agricoltura, nonché superare gli ostacoli che permangono, e sono tanti, in tema di end waste, che altrimenti limiterebbero la possibilità di usare scarti vegetali, oggi ne abbiamo tanti di questi blocchi, come materie prime per prodotti ad alto valore aggiunto. Infine, un altro tema che a me sta molto a cuore è quello di poter creare specifici codici Ateco che diano una dignità al settore della bioeconomia circolare e delle filiere integrate. Infine, grande rilevanza deve essere data alla tracciabilità dei prodotti e allo sviluppo di tecnologie per il riuso degli scarti, di sottoprodotti e biomasse da terreni marginali, con l'obiettivo proprio di fare di più con meno. Queste misure potrebbero avere un impatto significativo in termini di trasformazione circolare e anche di riduzione dell'impronta ambientale sulle diverse aree della bioeconomia, incrementandone il valore in modo significativo. Toccare un'area che vale circa 86 miliardi sui 345 totali della bioeconomia, con un aumento di circa 14 miliardi di creazione di valore, e non solo 50.000 posti di lavoro possibili, e un impatto invece sulla qualità dei posti di lavoro, perché anche questo è un tema importante, che può essere dell'ordine del 500.000 posti di lavoro, in quanto c'è la possibilità di riqualificazione, di una maggiore resilienza per effetto di territori più sostenibili e più competitivi. Per accelerare il processo di trasformazione, a partire dalla bioeconomia, e renderlo una grande opportunità di competitività territoriale, è essenziale però una presa di responsabilità che sia individuale e collettiva e un profondo cambio di mindset, proprio perché la sostenibilità non è solo una questione ambientale o tecnologica, ma richiede un vero e proprio salto culturale verso una società di tipo contributivo che, attraverso la collaborazione, la progettazione e la costruzione insieme, sia in grado di mettere in pratica un'economia che sia veramente rigenerativa, in cui abbia valore anche il dare e non soltanto l'avere. Le imprese in questa fase devono essere consapevoli del loro ruolo essenziale nella società, che va ben oltre il profitto dell'oggi e che deve poter produrre valore diffuso per i territori. In questo senso l'alleanza globale delle B Corp, delle Benefit Companies, ma certificate B Corp, rappresenta una grande forza di cambiamento a cui andrebbe dato spazio anche nei progetti di recovery. Per poter attuare questo salto culturale in tempi brevi occorre un coinvolgimento attivo anche dei cittadini al processo di innovazione, come del resto è previsto già nelle 5 mission europee, un nuovo strumento che è a supporto di Horizon Europe e del Green New Deal, che è fortemente innovativo. D'altra parte, non c'è migliore strumento di ricerca della conoscenza e della capacità critica per poter difendersi dagli abusi e contribuire alla creazione di una società più resiliente e inclusiva e capace appunto di non generare scarti e di generare ricchezza per tutti. Grazie. Del ruolo delle donne magari parliamo dopo, anche se certo. Mi pare di capire che insomma donne così appassionate, competenti, cioè lei, se adesso prendiamo il suo intervento e lo mandiamo a Roma, diciamo, cioè già, ha già detta, avrebbe, ci sarebbero già contenute tanti punti fondamentali per l'agenda che stanno cercando di costruire e che devono mandare in Europa per dimostrare che sappiamo come gestire i soldi e che stiamo pensando veramente in termini di new generation e non soltanto appunto di, diciamo, di assistenza e di assistenzialismo. Grazie a Katia Bastioli. Ci piace parlare con Ernesto Ciorra, che è direttore innovazione e sostenibilità del gruppo Enel, perché un gruppo
così grande, così importante in Italia, è stato tra i primi a mettersi in gioco sui temi in generale della sostenibilità, e Ciorra ci può aiutare a capire come è stato applicato, con quali progetti principalmente, con quale filosofia avete cercato di applicare invece il tema della circolarità, per cui darei anche a lei la parola per i suoi 5 minuti. Grazie e buongiorno a tutti e grazie per l'invito. 5 anni fa ci siamo messi a lavorare nello specifico sulla circular, e la prima domanda era: cos'è la circular? Voltaire diceva: prima di parlare con me definite i vostri termini. Non abbiamo trovato un modello concettuale che descrivesse la circular. Quindi abbiamo iniziato a studiare, e volendo noi fare cose concrete, non parlare di circular, ma mettere in piedi progetti, misurandone gli impatti e dando degli obiettivi ai manager, abbiamo dovuto codificare un modello che si chiama Circularity Model. È proprio un modello concettuale che abbiamo definito e anche pubblicato in riviste accademiche, che oggi è usato anche a livello internazionale. Ebbene, abbiamo capito, prima cosa, quindi io metto con molta umiltà a disposizione quello che abbiamo imparato, che non è possibile fare circular economy pensando di comprare prodotti, usarli e poi provare a riciclarli, perché non si può applicare un modello lineare dicendo poi ok, sono circular. No, bisogna ripartire dalla definizione, il design dei prodotti e servizi, e già lì con i fornitori mettersi a lavorare per capire come fare in modo che se ne possano utilizzare di più, quindi incrementare l'intensità dell'uso del prodotto, incrementare lo sharing dell'uso del prodotto, che fanno parte del circularity model. Quindi quanto uso il mio prodotto, quanto lo condivido, quanto poi alla fine del processo sono in grado di prenderne delle parti e reimmetterle nel sistema produttivo, non riciclo, ma reimmissione nella manifattura. Allora abbiamo proprio codificato questo e abbiamo capito che purtroppo, come ha detto prima Katia Bastioli, o innovavamo su tutta la filiera tecnologica o non c'era storia, perché non è economicamente conveniente provare a fare riciclo avendo adottato un modello lineare. Cioè i prodotti e servizi nati per essere consumati e poi buttati non si prestano al riciclo, non si prestano alla reimmissione dei fattori produttivi. Quindi occorre tanta innovazione tecnologica, di processo, di modello di business, di materiali. E l'innovazione tecnologica, tutte le aziende sanno, se sono abbastanza addentro all'innovazione, che non la fa una singola azienda, la fa un ecosistema. Occorre tanta umiltà, tanta apertura mentale, ripeto ancora, tanta umiltà e tanta apertura mentale nell'accettare che i migliori stanno fuori e che tu non fai una filiera produttiva da solo, hai bisogno dei tuoi fornitori con cui noi lavoriamo e diamo dei KPI che li aiutano a vincere le gare se ci dimostrano di essere più circolari e di aiutarci a essere più circolari. La fanno i tuoi competitor con cui puoi lavorare per creare nuovi standard che siano più circolari per tutto il settore, la fanno i tuoi clienti che possono utilizzare di più in maniera più intensa o in sharing i tuoi prodotti e servizi, la fanno i tuoi clienti dei prodotti che riuscirai a reimmettere nel sistema produttivo, e la fai concretamente con storie concrete che vai a realizzare. Faccio un esempio: il 98% dei nuovi contatori che noi stiamo immettendo, stiamo installando, ebbene il 98% di questi è già progettato per essere già riutilizzato a fine vita. Cioè non dobbiamo trovare il modo per piazzare quella materia prima, noi abbiamo già progettato un device perché poi possa essere riutilizzato. E allora capite che il lavoro non lo può fare l'Enel da sola, deve creare un ecosistema. Il paese può creare, purtroppo partire da questa tragedia del Covid e creare un vantaggio competitivo a livello di nazione, puntando su settori e filiere, innovandole e trasformandole da lineari a circolari. Il bello è che c'è una prateria. Cioè, se noi pensiamo di utilizzare il Recovery Fund per fare il compendio di Amazon Web Services o Google Cloud, come si chiama lui, l'è dura, come dicono a Milano, ma l'è tanto dura, ma tanto tanto, perché quelli sono partiti molti anni fa, investono 3-4 miliardi ognuno all'anno. Se noi invece prendiamo le filiere tradizionali su cui siamo bravi e ci mettiamo noi a lavorare in maniera circolare, riusciamo ad avere un vantaggio competitivo di costo e di sostenibilità, che si traduce in un vantaggio competitivo globale del paese, perché quel paese può creare su tutta la filiera un vantaggio competitivo. E stavo dimostrando, non lo può fare l'Enel da solo, occorrono i fornitori, occorrono i clienti, occorrono gli utilizzatori, occorre un ecosistema. Parlo di umiltà perché tradizionalmente i manager pensano di saper fare al meglio quello che stanno gestendo.
Noi abbiamo visto che raccogliendo più di 13.000 idee negli ultimi 5 anni, coinvolgendo più di 8.000 startup nell'analisi e circa 700 startup in progetti, lavorando con grandi player, con molta umiltà, anche l'azienda della dottoressa Bastioli, è una delle aziende con cui collaboriamo, con molta umiltà, non dicendo questa è la mia strategia, fai quello che dico io, ma passando dal concetto di strategia al concetto di strategy, cioè io inizio a definire la mia strategia, ma poi la codefinisco con gli altri, insieme, come ha detto prima padre Enzo Fortunato, l'insieme e l'umiltà e l'apertura sono le determinanti fondamentali. Questo per quello che attiene, diciamo, noi stiamo misurando i risultati, prendiamo vecchi contatori e li trasformiamo per esempio in infrastrutture di ricarica di auto elettriche, faccio un esempio di cosa stiamo facendo all'estero, ma quello che è importante misurare per poter definire degli obiettivi concreti e misurarne i risultati, ma questo è all'interno di un paradigma, lo scarto è un prodotto, io vorrei andare al di là di questo paradigma, purtroppo nella società contemporanea scarti sono le persone in molti casi. E questo per me è un piccolo contributo che vorrei dare di voce forse fuori dal coro, ma credo in linea con quello che è l'impostazione invece che si è stata, con cui è stato definito questo miti. Spesso sono definiti scarti disabili, perché meno abili, quindi potenzialmente meno utili alla produttività, quindi cavolo mi riducono l'efficienza di processo, me li devo prendere perché per legge me li devo prendere, ma spesso sono definiti scarti i pensionati, devo fare in modo che vadano via prima, in modo che io abbasso la mia struttura di costo. Ecco, io vi porto tre casi concreti, tre storie concrete. Fabio Bosatelli, un collega che ha 24 anni, mi chiama e mi dice: ho una laurea in ingegneria, sto per prendere una in economia, l'ha presa. Poi adesso è iscritto anche un MBA, bravissimo. A 24 anni mi dice: io non farò mai carriera, sono sordo dalla nascita. Lui riesce un po' a parlare, ma non riesce ad ascoltare, ovviamente, sordo dalla nascita. In un'azienda come l'Enel, se non fai video conference, a prescindere da questo periodo, ma non fai video conference continuamente, non puoi diventare un top manager, perché come fai se hai colleghi in tutto il mondo? E lui dice: io sono fuori. E io dico: no, non sei fuori, non sei uno scarto. Tu sei un giovane di valore, lavoriamo insieme con umiltà e passione e troviamo una soluzione. Lui ha trovato una app italiana che si chiama Pedius, che gli consente di partecipare alle video conference già da 3 anni, consente di farlo a tutti i nostri colleghi, perché lui scrive e l'app traduce in voce, gli altri colleghi parlano e l'app traduce in testo. Lui legge e partecipa a una videoconferenza esattamente come tutti gli altri colleghi, anche se non ascolta, non può sentire. Questo è un esempio di inclusione, è un esempio di valorizzazione di quello che apparentemente poteva essere considerato in una cultura non normale, io dico, senza colpevolizzazioni, uno scarto. Il collega è brillantissimo, il collega è guida oggi, partecipa alle videoconference da anni, quindi nel periodo del lockdown non ha avuto nessun problema, come non l'hanno avuto gli altri colleghi sordi. Grazie a lui abbiamo lanciato dei servizi per far dialogare i nostri contact center in Italia, in Spagna, in Sud America con i clienti sordi. Ci abbiamo creato un vantaggio competitivo difendibile economicamente che porta anche loyalty di questa fascia di clientela. Bene, Fabio Bosatelli guida da un paio d'anni il gruppo mondiale di innovazione che si occupa di robotica e droni, e grazie al suo lavoro durante il lockdown noi non abbiamo perso in produttività nei monitoraggi degli impianti, perché i robot e i droni hanno fatto quello che le persone avrebbero dovuto fare uscendo di casa, ma non potevano farlo. Fabio Bosatelli non è uno scarto, è un vantaggio competitivo basato sulla persona, sulla capacità di creare un team, circa 70 persone nel mondo che riportano a lui, è un manager in ascesa nel gruppo Enel, è un esempio di come una parente con una cattiva, secondo me, guarda un giudizio di valore, una limitata cultura, può definire scarto non di cose, ma di persone, per me le persone sono infinitamente più importanti delle cose, e come invece una cultura di valorizzazione e di inclusione dell'apparente scarto può trasformarsi in un valore. Altro esempio concreto sui pensionati, in America c'è la fila per avere pensionati eccellenti che facciano da mentor agli start-up. Purtroppo in Italia non c'è questo tipo di cultura, il pensionato visto come uno che deve portare a spasso il nipotino, se ha la fortuna di averlo, al parco. Abbiamo creato un'app col consorzio Elis, l'abbiamo spinto in questo, loro ci hanno seguito magnificamente, che aggrega centinaia di persone che sono in pensione ma che hanno competenze e che vogliono fornire gratis
a startup il loro supporto, che siano persone che ne capiscono di finanza, che ne capiscono di business, di tecnologia o di altro. C'è grande bisogno di valorizzare quello che apparentemente è uno scarto, i pensionati, trasformandoli non fantozianamente in persone che lavorano al posto di quelli che dovrebbero lavorare, come si vede, Fantozzi va in pensione, ma trasformandoli in una grande risorsa, in un ecosistema aperto e inclusivo, che faccia anche della valorizzazione del capitale umano, anzi soprattutto, un vantaggio competitivo. Terza storia, e qui chiudo, Andrea De Palo. Andrea De Palo vive da quando è nato su una sedia a rotelle, e sta mettendo su una startup, si chiama Avancer, per aiutare egli stesso a non dipendere dal papà. Se si deve sedere su un divano, se deve andare in bagno o se deve mettersi in macchina, ha bisogno che il padre lo sposti dalla sedia a rotelle e poi metta a posto la sedia a rotelle. Sta lavorando su questa startup, ci scrive e dice: ho un'idea per voi. Qual è? Vediamo perché è un'idea. Circola. Cioè, voi avete le infrastrutture di ricarica delle auto elettriche, ma ancora la mobilità un po' stenta, purtroppo. Ma ne avete tantissime, abbiamo oltre 100.000 convenzionate, tra le nostre e quelle convenzionate. Dice, allora perché non mi permettete di ricaricare l'energia della mia sedia a rotelle? Io ce l'ho davanti a dove lavoro, lui lavora in Banca Popolare di Milano, ma perché non mi date la possibilità di ricaricarmela, che io arrivo sempre in affanno, che poi non sono sicuro se riesco a tornare a casa? Abbiamo detto, ma esisterà una roba del genere? L'abbiamo cercata, non esiste al mondo. L'abbiamo invitato nei nostri labs, ha lavorato con noi. Abbiamo chiamato Anglat, l'associazione, una delle associazioni più importanti di disabili italiani, abbiamo con loro, grazie a loro, mettendoci veramente a loro disposizione, disegnato un device che costa poche decine di euro e che consente ai disabili, alle persone che sono su una sedia a ruote, di utilizzare quel device per attaccarsi a una colonnina, ce ne sono tante in giro, e ricaricare la sedia a ruote. Questo è un esempio di come ascoltare consente di tradurre in prodotti. Questo perché per noi è Circola? Perché uno dei parametri del nostro modello di Circulability, che ripeto abbiamo codificato 5 anni fa, è l'intensità d'uso dell'infrastruttura, degli asset. Allora, se c'è spazio, perché sono vuoti, perché io non devo farle utilizzare da una persona che ne ha bisogno? Cioè, sto lì, ebbene, molti asset sono parzialmente utilizzati. Non pensiamo alla Circola solo come devo riciclare con un modello lineare, perché quella roba lì è fallimentare. La roba che non è nata per essere riciclata difficilmente sarà riciclabile e rimettibile nel sistema produttivo. E non misuriamo quanto va a riciclo, noi misuriamo come obiettivo che diamo ai manager quanto di quello che noi ricicliamo viene rimesso nel sistema produttivo. Chiudo dicendo che i nostri manager hanno degli obiettivi su questo. Nelle business review con l'amministratore delegato non si vedono solo i parametri finanziari, ma quelli di sostenibilità. Questo è uno dei parametri di sostenibilità che in ogni business review l'amministratore delegato esige di vedere, su cui dà degli obiettivi, fissa degli orizzonti concreti di intervento e va a vedere cosa hanno fatto i manager periodicamente, cioè ogni 3 mesi. Perché non è che ha, diciamo, oggetto di convegno, ma è business. E per noi è business, perché se io utilizzo cose rinnovabili o le rimetto al sistema produttivo, ho una struttura di costi e un'efficienza superiore agli altri. Ultimissima, Enel è leader mondiale delle rinnovabili, più grande operatore al mondo per i rinnovabili, più grande impianti, più grande in Stati Uniti, più grande nel Sud America, più grande impianto in Sud Africa, più grande impianto in Australia. Questo per noi è il principio della circolare. Avrei potuto dire che la circolare è rinnovabile? No. L'immissione nel sistema di materia rinnovabile o di altro è il principio. Il mio piccolo spunto in più rispetto all'economia delle cose è mettere al centro le persone, perché ogni persona vale più, infinitamente di più di tutte le cose del mondo. Grazie, grazie Ciorra, grazie soprattutto per aver introdotto questa chiave di lettura diversa, no? Dello scarto, quando lo scarto è anche lo scarto umano, e quando invece lo scarto umano, sempre scarto tenendolo tra virgolette, diventa invece una risorsa, per cui la lotta allo scarto diventa anche possibilità di inclusione e di valorizzazione della dignità di tutte le persone. E quindi grazie per questo contributo. Giovanni Corbetta invece è direttore generale di Ecopneus, quindi andiamo con lui magari un po' più nel concreto di un settore, quello dei pneumatici in questo caso, dove apparentemente uno dice vabbè, cos'è che si ricicla lì, cos'è che si può rendere circolare, eppure voi ce l'avete fatta, avete dei numeri
anche pazzeschi, no? Cioè 100.000 erotti, tonnellate di pneumatici che ogni anno voi raccogliete e a cui riuscite a dare nuova vita. Corbetta, lei è lì, giusto? Ecco, sì, che la vedo, lei è in presenza d'Assisi. E quindi le lascio la parola. Buonasera. Buonasera a tutti, grazie di questa occasione per commentare l'attività che stiamo facendo, perché ne abbiamo bisogno. C'è ancora abbastanza. Funziona il microfono, eh? Prova. Noi sentivamo in realtà. Allora torno qui al microfono. Mi sente? Assolutamente sì. Bene. No, stavo dicendo quindi che questa occasione ci fa particolarmente contenti, perché abbiamo bisogno ancora di raccontare quello che stiamo facendo, anche perché in questo settore occorre l'effetto di tutti, occorre il contributo di tutti. Quindi torniamo a uno dei tanti concetti già citati, e cioè che da soli si può fare sempre molto poco. E anche in settori molto molto specialistici la coralità è un grande vantaggio, è uno strumento necessario. Bene, il pneumatico abbandonato, cioè il pneumatico arrivato a fine vita dopo aver ben funzionato su un veicolo, è rimasto per decenni una specie di incubo, perché tutti, soprattutto le persone diciamo meno giovani, ricordano pneumatici abbandonati, spesso incendiati, bruciare a lungo, fumi neri, e piuttosto che essere invece così, diciamo, lato strada su un terreno, quindi da un punto di vista estetico certamente non bello. Questo per vari motivi, anche per la difficoltà intrinseca che questo pneumatico ha nell'essere trattato. Non per nulla sia il legislatore europeo che quello italiano l'hanno inquadrato un po' per ultimo, cioè è uno degli ultimi rifiuti che è stato alla fine incasellato in un sistema di trattamento. Quello che quindi era un incubo, e ripeto, un incubo ben noto a tutti, oggi invece è ricercato perché è una miniera di materiali preziosi. Oggi noi cerchiamo di avere pneumatici perché da quello possiamo ricavare dell'ottimo acciaio, e qui siamo abbastanza sul facile perché la tradizione dell'acciaio nel mondo del riciclo è millenaria, ma la gomma che riusciamo a separare dall'acciaio e dai fili tessili che sono all'interno del pneumatico diventa un materiale estremamente interessante per tantissime applicazioni. Con questa gomma riciclata noi facciamo superfici sportive di vario tipo, campi di calcio in erba sintetica, piste per campi per pallacanestro, pallavolo, pallamano, piste d'atletica, ma adesso stiamo entrando anche nel mondo dei cavalli, quindi non solo a chi fa attività fisica uomo, ma anche a chi fa attività fisica l'animale, creando per il cavallo un box accogliente, pavimento non sdrucciolevole, evitare quindi l'animale di farsi male su un terreno dove può scivolare, e poi concorrere a migliorare la prestazione quando corre, salta e fa le attività tipiche di un cavallo sportivo. Ecco, sono enormi le applicazioni che noi stiamo sviluppando nel mondo dell'edilizia, dell'insonorizzazione acustica, dell'impermeabilizzazione, e tra poco probabilmente esploderà anche il fenomeno della cura delle strade, perché miscelando un po' di polverino di gomma al conglomerato bituminoso si realizzano strade che durano dal doppio al triplo rispetto a quelle senza polverino di gomma, per l'elasticità che questo polverino dà al manto stradale. Quindi veramente potremmo arrivare al punto in cui non avremo sufficienti pneumatici staccati dai veicoli per tutte le possibili applicazioni che si stanno profilando all'orizzonte. Questo tra l'altro lo vorrei sottolineare, perché nel mondo dei rifiuti certamente un problema è la raccolta, perché ovviamente nasce un po' ovunque il rifiuto, quindi bisogna andarlo a scovare. Noi siamo abbastanza facilitati che il pneumatico a fine vita nasce dai gommisti, quindi sono punti abbastanza definiti. Sono comunque 25.000 in Italia, quindi anche la logistica in questo caso ha una sua necessità di essere ben strutturata. Ma il vero problema per noi è trovare l'applicazione, perché purtroppo per fatti tecnologici questa gomma ricavata da pneumatico non riesce a tornare a fare pneumatico. E quindi, a differenza di altri settori che riospitano il proprio rifiuto e lo riutilizzano, noi dobbiamo presentarci in altri settori industriali in cui la gomma serve, pur non essendo magari all'origine
un utilizzatore di gomma. Il campo di calcio tipicamente si è mosso dall'essere in erba a un essere fatto in plastica e gomma riciclata. Questo vuol dire quindi un grosso impegno di ricerca e sviluppo per trovare quei settori in cui il materiale può essere utilizzato con beneficio e quindi superare anche delle remore, perché nel momento in cui saltiamo di settore industriale ovviamente nascono timori, paure, ansie che non sono tipiche invece di quando si riospita il proprio materiale all'interno del proprio settore industriale. E qui ci ha fatto molto piacere il recentissimo decreto End of Waste che il Ministero dell'Ambiente ha rilasciato, perché di fatto è come se noi avessimo ottenuto una patente. Già da qualche anno guidavamo, ma guidavamo col foglio rosa, quindi in piena legalità, ma come dire senza un riconoscimento così ufficiale, come è stato questo decreto pubblicato in Gazzetta il 21 luglio, quindi davvero molto recente, e che ci farà fare un altro salto nei prossimi mesi e anni, proprio per questo forte riconoscimento dello Stato sulle possibilità di impiego di questo materiale. Tenete presente che questo decreto è anche passato dalla Comunità Europea prima di essere emesso, quindi ha un benestare estremamente ampio, sia nazionale che europeo. Quindi abbiamo davanti, diciamo, veramente delle sfide molto belle. Abbiamo superato grandi difficoltà, ne cito però ancora una che permane, ed è questa. Tutto questo sistema poggia sulla dichiarazione dei pneumatici che vengono immessi nel mercato e che diventano per noi l'obiettivo di raccolta. Purtroppo molti cittadini italiani, quando vanno a comprare i pneumatici, non pagano lo scontrino o non pagano con ricevuta fiscale, cioè praticamente lo comprano in nero. Bene, quello che ha comprato in nero non riesce ad essere da noi raccolto, perché l'acquisto in nero fa evadere il conteggio, quindi non costituisce target e soprattutto non ci procura quel piccolo ecocontributo che ci serve per fare il tutto. Noi per poter trattare un pneumatico di automobile abbiamo bisogno di circa 2,20-2,30 euro, una cifra irrisoria, perché un italiano medio cambia due pneumatici ogni due anni, quindi è una spesa per una famiglia di 5 euro ogni due anni, veramente irrisoria. Ciononostante c'è chi si ingegna per non pagarlo, e se noi non riceviamo quei 5 euro per quel pneumatico, per quei due pneumatici, visto che vi dicevo è 2 euro e mezzo, meno di 2 euro e mezzo per ciascuno, per quei pneumatici che sono senza ecocontributo non c'è la possibilità economica di trattarlo. Allora io in ogni sede cerco di fare un invito, invitare tutti i cittadini italiani, tutti i consumatori che comprano un pneumatico, di ricordarsi che se escono dal gommista con in mano uno scontrino, una ricevuta fiscale, hanno garantito che hanno lasciato al gommista due oggetti che non solo verranno correttamente trattati, ma che torneranno a dare un beneficio al cittadino, perché con quei materiali noi faremo un campo di calcio in un comune, in una scuola, in un parco giochi, in una palestra. Quindi addirittura c'è un ritorno benefico a chi ha messo in moto questo meccanismo. Chi invece non versa quel piccolissimo contributo blocca il trattamento di quel pneumatico, e quindi abbiamo appunto bisogno di tutti per completare al meglio questo percorso. Grazie. Grazie anche a Giovanni Corbetta, grazie anche per questo invito finale. Diciamo che poi con lo scontrino dovremmo uscire tutti sempre e da ogni tipo di esercizio commerciale, insomma. E darei ancora la parola a un altro collega e ospite che è in presenza, che è Andrea Illi, presidente di Illi Caffè, e che anche all'interno della sua, che nella sua esperienza da imprenditore appunto sempre ha avuto cari i temi della circolarità e della sostenibilità in economia. Tra l'altro ha portato questi temi anche sul tavolo della Fondazione Alta Gamma, forse costringendo un po' anche tutti i suoi colleghi imprenditori a misurarsi con questi argomenti. Andrea Illi, come si applica la circolarità oggi in Italia? È veramente una strada, diciamo, che ha ancora possibilità di espansione, come hanno detto altri nostri ospiti? Eccolo, allora, che arriva. Eccoci qua, buon pomeriggio, grazie dell'introduzione, un ringraziamento al padre Enzo Fortunato e a Ermete Realacci per questo piacevolissimo invito.
La domanda è pertinente: che cosa si può fare di più? In effetti, di questi modelli di circolarità sentiamo parlare da molti anni e quindi sono in fase di sviluppo avanzato. Mi veniva in mente che questi pannelli sono tutti frutto di una economia circolare, perché qui c'è del truciolare con un piccolo rivestimento che si chiama impellicciatura, ma il resto è truciolare di legno, e quindi così tantissimi altri materiali nella nostra economia. Ma io volevo raccontarvi una prospettiva che forse è nuova, l'ha introdotta in parte da Katia Bastioli, il concetto della rigenerazione. Allora, noi abbiamo incominciato un modello di società e di economia estrattiva e lineare, nel senso che abbiamo continuato a estrarre risorse dagli ecosistemi linearmente, cioè senza discontinuare questa estrazione, da quando è iniziata la rivoluzione industriale nel 1850. E lì abbiamo innescato una famiglia di curve esponenziali, a cui prima esponenziale è la crescita demografica e poi i consumi, la produzione. Pensate che le stime sono che il consumo di combustibili fossili da quell'epoca ha continuato a crescere con una crescita media ponderata annua del 7%. La plastica, da quando è stata inventata in Italia al secolo scorso, ha continuato ad avere tassi di crescita del 9%. Quindi abbiamo continuato con questo modello, che è naturalmente sostenibile, perché qualsiasi risorsa, comprese tutte le risorse degli ecosistemi, sono limitate nel tempo. Il problema principale, che io chiamo la madre di tutte le cause, che ha conseguenza di questa esplosione nucleare, perché 150 anni, o 170 insomma, sono niente rispetto ai 4 miliardi della vita della Terra, sono l'equivalente di un'esplosione, no, demografica, atomica, se facessimo fatto 100 ai 4 miliardi rispetto alle 24 ore di una giornata. Quindi in così poco tempo abbiamo creato tanto benessere, perché la speranza di vita è aumentata, perché si è creata ricchezza, perché è stata molto diminuita la povertà, tante cose positive, però non sapevamo, perché lo ignoravamo, che le emissioni di gas serra sarebbero state così negative, così pericolose per l'ambiente. Quindi oggi la madre di tutte le cause, come testimone, insomma, sancito da questo accordo di Parigi del 2015, è quello della decarbonizzazione. Ecco, questo obiettivo di arrivare a carbon free nel 2050 si raggiunge con un'economia circolare. Ecco, dell'economia circolare a me mi piace dividerla in due parti: la parte minerale e la parte organica. La parte minerale è basata su questa politica, diciamo, della gestione delle risorse, che si chiama delle 3R, quindi ridurre la quantità di materia prima che si utilizza, riutilizzare le materie prime e riciclarle alla fine. Ad esempio, un modo, noi abbiamo tutti in tasca un oggetto che è pieno di risorse minerali, che spesso quando non lo usiamo più lo infiliamo in un cassetto e rimane lì. La logica è quella di riportarlo indietro e fare in maniera che questi componenti vengano riutilizzati in utensili rigenerati, o comunque arrivare a un riciclo. Di più non si può fare, quindi rimane comunque quello della parte minerale un modello estrattivo più circolare possibile, nel senso che prima di andare a estrarre maggiori minerali si cercherà di riutilizzare quelli che sono già in circolo, compreso svuotando le soffitte. Ma quello che mi interessa molto di più descrivere è quello organico, la parte dell'economia circolare organica. In questo caso le R diventano 4, perché rimangono comunque il ridurre la quantità di risorse, comunque quello di riutilizzare, riciclare, ma alla fine c'è la quarta R, che è rigenerare. Ora,
la cellula può rigenerarsi per la divisione cellulare, quindi tutti gli ecosistemi, gli organismi organici, quindi stiamo parlando di biochimica, sostanzialmente possono rigenerarsi. La cosa buona è che non solamente si può rigenerare ciò che viene utilizzato, ma si può anche rigenerare ciò che è stato danneggiato in passato. Faccio un esempio di una economia rigenerativa, antico, perché questa cosa l'abbiamo sempre fatta, anzi lo facevamo più nell'antichità di quanto non lo facciamo adesso in modernità, dove abbiamo abbondanza di risorse. Venezia, che è questa città miracolosa, è costruita su delle palafitte. Le palafitte, la Serenissima aveva le sue foreste, le foreste di Cansiglio, nei boschi di Cansiglio, dove non solamente si erano selezionate le giuste essenze, ma si erano selezionati dal punto di vista orografico quei luoghi dove poter avere gli alberi che crescessero dritti, che non andassero a ricercare il sole, perché magari... Quindi pensate questa scienza e questo approccio straordinario, in maniera che qualsiasi palo venisse utilizzato nelle fondazioni di Venezia potesse essere rigenerato. Ecco, oggi noi metteremmo dei materiali minerali con il modello, diciamo, precedente. Ecco, quindi questa idea del rigenerativo porta a creare una nuova società che noi chiamiamo Regenerative Society, che cercherà di essere più possibile, appunto, organica, ma che necessita di una montagna di conoscenza. Questa rigenerazione, come dicevo, può anche applicarsi alla rigenerazione degli ecosistemi che sono stati danneggiati in passato. È evidente, si dice in tutte le salse, che anche il Covid ha la stessa origine della crisi climatica in cui versiamo, perché sono gli ecosistemi che sono arrivati sostanzialmente allo sfruttamento, all'ipersfruttamento e quindi a un limite. Ecco, questi ecosistemi possono venire rigenerati, ci sono milioni e milioni e milioni di ettari che possono venire, che sono abbandonati perché i terreni magari sono fossilizzati, ne ha accennato la Katia Bastioli, che possono venire rigenerati se solo li arricchissimo di biomassa, quindi della materia organica di cui a lei ha accennato, introducendo così una nuova agricoltura. Quindi c'è la energy transition verso energie rinnovabili, abbiamo la agricultural transition, tutta una transition verso una economia rigenerativa. Ecco, di questo quindi volevo introdurvelo. C'è un appuntamento importante che è a Parma il 15-16 di ottobre. Parma quest'anno è la capitale italiana della cultura, e quindi il comitato organizzatore ha deciso di lanciare questo tema della rigenerazione per lasciare anche un'eredità. Quindi 15-16 di ottobre si inizierà a discutere di questo Regeneration 2030, perché il decennio del 2030 è il decennio del cambiamento di paradigma da quello estrattivo lineare verso uno rigenerativo circolare. Lo testimonia l'impegno per gli SDG, lo testimonia l'agenda di Parigi, lo testimoniano l'agenda 2030 che si è data anche l'Unione Europea. Ecco, quindi dicevo, Parma, il calcio di partenza, sarà una iniziativa che poi avrà un seguito, verrà costituita una fondazione che abbiamo chiamato Regenerative Society Foundation, una fondazione che perseguirà la rigenerazione a tutto campo con tre promesse: la promessa di sviluppare un'economia rigenerativa, la felicità, che poi è la motivazione, poi l'obiettivo ultimo, ed infine ovviamente la climate action per lottare contro il clima. Direi che... Grazie. Grazie. Grazie Andrea Illi. Allora ci siamo messi in agenda tutti il 15 e il 16 ottobre Parma. Mi piace anche che abbia introdotto il tema della felicità, perché ormai, diciamo, chi parla di economia circolare in Italia, chi parla di sostenibilità in generale, da tempo ha introdotto anche parametri come quello della felicità e della gentilezza, che diciamo nell'economia più tradizionale e forse un po' più vecchia non contribuivano a sicuramente a fare né business né PIL, ma che invece
tutti ci stanno dicendo che sono parametri altrettanto importanti. Abbiamo adesso Marco Lucchini con noi. Marco Lucchini è segretario generale della Fondazione Banco Alimentare, che da più di 30 anni ha cercato di operare proprio per lottare contro lo scarto, e in questo senso mi richiamo anche a quello che ci diceva Ciorra, anche a lottare contro le persone considerate, contro la considerazione di alcune persone come scarto, per cui il recupero del cibo, delle eccedenze alimentari, non soltanto in una chiave di educazione appunto al non sprecare, ma anche nella chiave del poter in questo modo aiutare chi ha più bisogno. Lucchini, raccontiamo l'esperienza del Banco Alimentare. Grazie, buongiorno a tutti. Io partirei da un incontro bellissimo che abbiamo avuto nel maggio del 2019 in occasione dell'udienza privata proprio con Papa Francesco e i 29 membri della Federazione Europea dei Banchi Alimentari. Lui, in quel fantastico dialogo che abbiamo avuto con lui, vorrei raccogliere alcuni spunti che mi hanno segnato personalmente. Allora, lui a un certo punto dice: scartare cibo significa scartare persone. E poi un altro passaggio dice: il progresso di tutti cresce accompagnando chi sta indietro. Poi a un certo punto ci lancia una domanda: ma cosa possiamo fare? Ecco, allora racconto brevemente cosa fa il banco. Il banco recupera alimenti perfettamente commestibili che rischierebbero di essere sprecati perché il mercato non sa più cosa farsene. Poi li doniamo e diamo valore donandoli proprio a 160.000 associazioni non profit che accolgono 60 milioni di poveri in 59 paesi del mondo. In Italia, ad esempio, nel 2019 abbiamo distribuito più di 75.000 tonnellate di cibo a circa 7.500 associazioni non profit che hanno accolto più di 1,5 milioni di persone. Però tenete conto che a partire dal Covid, cioè da marzo scorso a oggi, la domanda di cibo è cresciuta di più del 40%. E vi dirò, i prossimi mesi non li vediamo così in miglioramento. Ecco che allora la cosa incredibile è che la prima food bank nasce 53 anni fa a Phoenix, in Arizona, da un uomo, John Van Engel, che era un volontario, magari Padre Enzo sa anche dov'è, alla mensa francescana della parrocchia St. Mary, proprio nella città di Phoenix. Ci sono sempre di mezzo i francescani, non colpa loro, non c'entra. Sempre loro. Lui comincia, non per un ragionamento, lui comincia perché rimane scandalizzato nel vedere una donna povera che cercava cibo nei rifiuti, ma rimase ancora più scandalizzato perché questa donna gli disse che trovava cose più buone nei rifiuti che alla messa dei francescani. Cioè, e lui andò a verificare, in effetti buttavano via tantissime cose che erano ottime, magari solo appunto perché la confezione era un attimino rovinata, perché non si vendeva più. Ecco che allora cosa possiamo dire che facciamo noi? Qual è la risposta che cerchiamo di dare tutti i giorni alla domanda che ha fatto il Papa? Facciamo economia circolare dal 1967, cioè rivalorizziamo cibo scartato per permettere a queste associazioni che operano sul territorio di valorizzare le persone scartate. Poi Papa Francesco diceva un'altra cosa: nel mondo complesso di oggi, quanto mai l'ha detto 2 anni fa, ma oggi ancora di più, è importante che il bene sia fatto bene. Non può essere frutto di pura improvvisazione, necessita di intelligenza, progettualità e continuità. Ecco, l'esperienza, ad esempio, in Italia ha voluto dire mettere in piedi un'organizzazione logistica il più possibile efficiente ed efficace. 21 magazzini, celle frigorifere, programmi software, trasporti, competenze specifiche, soprattutto nel mondo igienico-sanitario, ma anche innovazione, perché non possiamo continuare a fare le stesse cose dopo 30 anni. Anche qua un esempio. Io sono tra i fondatori, ricordo quando nel dicembre dell'89 arrivò il primo camion di prodotto recuperato, un'emozione. Aprimo e trovammo del Fernet Branca, non voglio fare pubblicità, però avevamo dato da bere, volevamo dare un digestivo senza aver dato ancora da mangiare. Bene, fra pochi giorni in Sicilia daremo il via a un sistema di recupero di tonnellate di pesce confiscato, in particolare tonno e spada,
che verrà porzionato e distribuito poi gratuitamente alle associazioni. Questo è cibo ottimo e anche nutriente. Bene, un altro punto del Papa diceva: di fronte a un contesto economico malato, e non si può dire che appunto non abbia avuto anche una profezia, non si può intervenire brutalmente con il rischio di uccidere, ma occorre prestare cure. Non è destabilizzando o sognando un ritorno al passato che si sistemano le cose, ma alimentando il bene, intraprendendo percorsi sani e solidali, essendo costruttivi. Io ho vissuto appunto, vivo da 30 anni queste esperienze, e tante volte ho sentito andare contro soprattutto il mondo della filiera, dando la colpa. Oggi si dà più colpa invece ai consumatori, ma sempre colpa di qualcuno. Noi abbiamo cercato di tradurre, anche noi con i nostri limiti, per carità di Dio, invece in relazioni positive. Ad esempio, ricordo che mentre molti scaricavano la colpa allora sulla filiera agroalimentare, qui c'è Ettore Prandini, quindi gli agricoltori, le famose arance, ma poi le aziende, i supermercati, le mense scolastiche, buttano via il cibo, noi abbiamo fatto una campagna che diceva questo: grazie alle aziende alimentari possiamo aiutare. È una gratitudine anche il tentativo di pochi, magari all'inizio, noi abbiamo iniziato con pochissime aziende e oggi sono più di centinaia quelle che collaborano. Ecco che allora un altro passaggio del Papa diceva: occorre metterci insieme per rilanciare il bene, sapendo che il male è di casa nel mondo, ma con l'aiuto di Dio e con la buona volontà di tanti come voi, la realtà può migliorare. Ecco, io credo che in questo tempo, soprattutto dove tutti lo desideriamo che la realtà migliori, perché ne paghiamo tutti e in modo universale. Io ho spesso relazioni con i mondi alimentari, con i banchi alimentari di tutto il mondo, e a volte sembra di essere tutti nella stessa città, nel stesso paese, perché i problemi si sono molto, come dire, concentrati e identici. Quindi ecco, questa esperienza che oggi possiamo dire possibile, si può lavorare assieme, si può lavorare per un bene, perché oramai io direi che non si può più parlare solo di una filiera agroalimentare limitandosi nel percorso dal produttore al consumatore acquirente, ma abbiamo costruito di fatto un'economia agroalimentare circolare che comprende anche tutto il mondo no profit e quei consumatori che però non sono acquirenti, che non hanno la possibilità di andare a fare la spesa, ma che possono vivere e consumare grazie al dono di tanti volontari, del loro tempo, il dono del cibo, la loro compagnia. E questo è un fattore di inclusione sociale, in modo particolare in questi tempi, che abbiamo sperimentato molti anche durante il Covid. Quanti volontari improvvisi sono venuti ad aiutarci quando i nostri volontari storici, magari molti sopra i 65 anni, non potevano, anche se volevano, fare qualcosa. Bene, la conclusione: c'è bisogno di sostenere, sempre diceva il Papa, chi vuole cambiare in meglio, di favorire modelli di crescita basati sull'equità sociale, sulla dignità delle persone, sulle famiglie, sull'avvenire dei giovani, sul rispetto dell'ambiente. Bene, l'Italia su questo, almeno nel campo dello spreco alimentare, è veramente avanti, grazie anche al percorso fatto con tutti i soggetti della filiera, del mondo non profit, le istituzioni, i ministeri, ad esempio la legge 166 del 2016, o legge Gadda, anche più famosa, che veramente per noi, ad esempio, ha voluto dire migliorare di più del 30% la possibilità di recupero di cibo. E concludo dicendo che, come diceva Padre Enzo all'inizio, l'essenza è la bontà. Io direi che proprio nell'esperienza di recuperare il cibo capiamo che la bontà di quello del cibo che noi recuperiamo non è determinata dal suo prezzo. Ecco, questo credo che valga anche per tutte le persone che le associazioni che noi aiutiamo ogni giorno tentano di fare. Grazie. Grazie Lucchini. Prima di dare la parola a Ettore Prandini, che è il presidente nazionale di Coldiretti e che tra l'altro è stato anche uno dei promotori del manifesto di Assisi insieme a Padre Enzo e a Ermete Realacci e ad altre personalità del mondo dell'imprenditoria e del pensiero anche del nostro paese, mi piace far notare, appunto, siccome Lucchini citava proprio Prandini, come tante delle realtà rappresentate dagli interlocutori che abbiamo oggi ospiti qui ad Assisi
stanno già facendo rete tra di loro, stanno già lavorando, segno del fatto che comunque contro l'economia dello scarto e per un'economia circolare non si può neanche lavorare da soli, si deve veramente creare una rete fra gli imprenditori, il non profit, le fondazioni, anche la politica, mi viene da dire, per cui tutte realtà che insieme devono lavorare ciascuno per la propria competenza nei propri ruoli, come molti di voi già testimoniano. Prandini, lei è sensibile, anche lei ha una grande sensibilità, insomma, su questo tema. In particolare lei è, come dire, a capo di un'organizzazione che tratta molto di prodotti e ha a che fare molto col tema dello spreco. Come avete cercato di combattere lo spreco introducendo un'economia circolare anche nel vostro settore? E intanto riteniamo che oggi noi siamo a 5 anni dall'aver celebrato Expo. Spesso e volentieri noi ce ne siamo un po' dimenticati, ma fu proprio Expo ciò che ci diede il là a iniziare dei ragionamenti proprio su quello che tu dicevi, di collaborazione e sinergia. Io sono particolarmente soddisfatto del fatto che buona parte di quelle che sono le persone che oggi sono intervenute hanno una forma o stiamo creando una serie di collaborazioni rispetto a quelle che sono le sfide future che il nostro paese dovrà attraversare, che dovrà avere. E ricordando proprio Expo, mi piace ricordare il cambio di approccio su quella che era la gestione del suolo. Grazie proprio a Papa Francesco noi siamo passati da una visione dove anche gli imprenditori agricoli erano proprietari di lotti a il fatto che siamo diventati custodi del suolo per le future generazioni. E giustamente quando Ermete nel suo intervento ricordava l'importanza del recovery, perché è stato sì importante riuscire ad ottenere i 209 miliardi, ma sarà ancora più importante come noi li andremo ad utilizzare e dove noi li andremo a destinare. È chiaro che sarebbe una sconfitta per tutti se dovessimo recuperare quelle vecchie progettualità, che proprio nella parola vecchia vuol dire che non sono più al passo rispetto a quelle che saranno le sfide future, invece che farci crescere ci potrebbero far rallentare rispetto anche a tanti altri Stati membri, se rimaniamo nel contesto europeo, ma un'attenzione particolare che si inizia a avere a livello mondiale proprio sui temi della digitalizzazione e sul tema del green. E ancora ritorno sulle forme di collaborazione che ritengo assolutamente essenziali e fondamentali se realmente vogliamo cambiare il futuro per il nostro paese, ma con una grande attenzione proprio alle nuove generazioni. E mi piace ricordare il grande lavoro che stiamo facendo con Katia Bastioli. In anni non sospetti abbiamo iniziato a ragionare su ciò che poteva significare in termini di sviluppo la chimica verde per il nostro paese. Oggi abbiamo dei brevetti che ci vengono invidiati in tutto il mondo, tanto è vero che anche Bayer più volte si è fatta avanti per cercare di acquistarli, ma noi li stiamo custodendo proprio perché riteniamo che su questi brevetti, come sull'acido pelargonico, noi potremo non solo avere un'attenzione sull'ambiente, ma potremo creare nuova occupazione valorizzando proprio le nuove generazioni. E ancora per quanto riguarda il rapporto con Enel, tutto ciò che è rinnovabile, tutto ciò che oggi ci porta a far sviluppare e cercando di innovare ulteriormente tutto il tema legato al fotovoltaico. Ma nello stesso modo stiamo facendo con Eni e lo stiamo facendo con Snam per quanto riguarda l'evoluzione sugli impianti di biogas, di biometano e di biometano liquido. Cioè tutto ciò che era spreco noi lo dobbiamo far diventare opportunità. E io penso che l'agricoltura sotto questo punto di vista possa essere sicuramente uno dei soggetti di carattere economico che può essere un acceleratore. Un acceleratore perché quello che noi vedevamo come sottoprodotto, quello che vedevamo noi come scarto, diventa una grande opportunità anche per andare a aumentare quella che è la reddituralità dei nostri imprenditori. Nella reddituralità però investendo su quelle che sono nuove forme di agricoltura che guardano sicuramente all'ambiente come punto di interesse e non come un problema da dover affrontare. E ancora sotto questo punto di vista, quindi l'evoluzione, per quanto riguarda anche ciò che è spreco, spreco di cibo, lo diceva benissimo Lucchini prima, noi abbiamo lavorato con Banco Alimentare, anche noi saremo presenti
venerdì prossimo a Catania per lanciare questa iniziativa che riteniamo assolutamente fondamentale, di importanza, e che deve andare a sensibilizzare sempre di più i cittadini, ma dove nello spreco, che è arrivato quasi a coprire il 40% del cibo che viene prodotto ma che non arriva al consumatore, oggi lo dobbiamo vedere in una veste più ampia, da un lato facendolo diventare quasi un'opportunità di nuovi investimenti, ad esempio nel creare le filiere del freddo in quei paesi dove paradossalmente c'è più bisogno di cibo, ma il cibo non arriva per quelle persone che hanno anche difficoltà di carattere economico e tante volte non se lo possono permettere. Quindi riteniamo che sul recovery, ad esempio ritornando, noi non ci potremo assolutamente permettere che passino concetti come il limite sull'aiuto di Stato, cioè dove le risorse che potranno essere destinate alle piccole e medie aziende fino a un massimo di 100.000 euro o alle grandi aziende fino a un massimo di 800-900.000 euro, questo sia un grande limite, mentre invece noi dobbiamo entrare nel merito del progetto che viene presentato e laddove si ritiene che questo sia strategico per il Paese, l'investire senza avere nessuna forma di limitazione proprio sulle risorse destinate, guardando a quelle che saranno le sfide che il nostro Paese dovrà cogliere. E chiudo dicendo che l'Italia è un Paese straordinario, fatto da cittadini straordinari, ma soprattutto fatto da grandissimi imprenditori, che quando hanno chiaro quello che è un percorso, da sempre ci distinguiamo per essere quelli più innovativi, quelli più capaci, quelli che sanno cogliere anche le sfide. E noi riteniamo che proprio il tema dello scarto, che l'abbiamo visto come un problema, ha invece tutto ciò che ci può portare a tramutare lo scarto in opportunità, e qua arrivo anche un altro tema per arrivare alla chiusura, come ci diceva Katia Baschioli, quando noi abbiamo scelto le strade più semplici, noi siamo arrivati a forme paradossalmente di desertificazione del suolo agricolo nel nostro paese. Abbiamo spinto sulla chimica che non era sostanzialmente sostenibile, abbiamo spinto su forme produttive che non si accompagnavano anche a quelle che erano le caratteristiche storiche che alcuni territori avevano. Noi oggi dobbiamo recuperare tutte le aree interne, perché per mantenere i cittadini nelle aree interne dobbiamo dargli forma di economia, ma dobbiamo recuperare e lavorare anche sulle sostanze organiche, facendole diventare nuova opportunità di fertilizzazione del suolo, perché sicuramente, come dicevo, i giovani che ci stanno particolarmente a cuore dovranno ereditare un paese che sia non peggiore ma migliore rispetto a quello che è stato lasciato a noi. Grazie Prandini, e grazie anche per questo riferimento ai giovani così presenti in tutto questo dibattito dell'uscita dalla pandemia, della gestione dei fondi e delle necessità, insomma delle bussole da tenere presente per ripartire. Darei quindi la parola adesso a Luca Ruini, presidente di CONAI, il consorzio dei produttori dell'imballaggio, che mi viene da dire ha un grande merito, oltre al fatto di essere anche questo ovviamente tutto declinato sui temi della circolarità e della sostenibilità, ma anche il merito di aver puntato molto sull'educazione, cioè sulla necessità di formare le persone a un'educazione, diceva Katia Baschioli all'inizio, la necessità di formare una cultura nuova, quindi la necessità di educare anche a un'economia che combatta lo scarto, lo spreco, e che possa essere appunto più sostenibile per tutti. Ruini, darei a lei la parola. Grazie a tutti. Ma sicuramente la parte di educazione risulta essere importante, tanto si sta facendo e tanto si vuole fare. Sul tema in particolare sulla scuola, anche CONAI insieme anche agli altri consorzi ha sviluppato, ma ormai da quasi più di 10 anni, tutta una serie di iniziative che hanno portato sul tema della raccolta differenziata, ma anche su tutta la storia di come andare a recuperare poi gli imballaggi, in che maniera, una delle attività e programmi per poter rendere concreto e far toccare ai ragazzi questo tipo di attività. Ho preso da poco la presidenza del CONAI, avendone anche poi seguito la nascita ormai più di 25 anni fa. È interessante perché quando partimmo all'epoca si recuperava soltanto un imballaggio su tre e bisognava in qualche maniera
provare a realizzare un sistema. Oggi siamo arrivati invece che 4 imballaggi su 5, quindi quasi il 70%, oggi vengono riciclati addirittura, e quindi hanno in qualche maniera, pur in una logica, come si stava dicendo in alcuni casi, di economia più lineare che più circolare, però ho voluto in qualche maniera costruire e trovare attività per poter in qualche maniera, il tema dell'imballaggio, che è sempre stato all'inizio quello più visibile all'interno della raccolta urbana, quello che si trovava all'epoca, era fondamentalmente, risultava che veniva in mano il tema dell'imballaggio, pur avendo un ruolo importante, perché poi l'imballaggio, se lo pensiamo poi quando parliamo di cibo, ha fondamentalmente un ruolo di protezione, quindi proteggere il prodotto per poter essere in qualche maniera trasportato vuol dire poi in qualche maniera evitare che venga sprecato. Molto spesso il corretto confezionamento consente, non soltanto nei paesi in via di sviluppo, ma anche e soprattutto nelle nostre realtà, di riuscire a preservare l'imballaggio e quindi evitare che poi in qualche maniera venga sprecato. Tutt'oggi, se andiamo a vedere i dati anche nella grande distribuzione, la modalità con cui io proteggo il prodotto che prendo in mano, ma anche durante il trasporto, perché poi ci sono tutta una serie di imballaggi che scopriamo che solo parzialmente la propria importanza, hanno e continuano ad avere un ruolo importante per proteggere, soprattutto quando parliamo nel mondo alimentare, e quindi anche a ridurre a sprecare il cibo. Devo ricordare che nel mondo di CONAI, sul tema della prevenzione, quindi di come andare a progettare gli imballaggi in modo tale da poter ridurre alla fine del loro ciclo di vita, e soprattutto di far sì che possano essere riciclati una volta che non sono più utilizzati, è stata una delle attività che sono state portate avanti negli ultimi anni, sia con tutta una serie di progettare il riciclo, quindi di linee guida che servivano per mettere insieme le informazioni e le competenze che avevano chi ricicla con chi progetta l'imballaggio, perché si parlava prima di come mettere insieme la rete, le competenze risulta essere assolutamente importante da questo punto di vista. Se non sappiamo quali sono ad esempio gli ostacoli che portano al riciclo correttamente, poi non vengono riportati a chi progetta gli imballaggi, questo comporta poi avere un imballaggio che poi alla fine della vita non potrà essere correttamente riciclato. Dall'altra parte, una delle cose che ha stupito durante la pandemia, abbiamo ad esempio registrato quasi un 20% di incremento di raccolta differenziata, quindi nonostante tutto da una parte questo. E un altro dato molto interessante, che il periodo sempre della pandemia CONAI lancia un bando per raccogliere quelli che risultano essere i casi virtuosi di ecodesign, e devo dire che anche nel periodo del lockdown le aziende comunque hanno proposto, e abbiamo registrato un incremento quasi del 20% di casi presentati, quindi sia da un lato raccolta, ma che dal lato anche di interesse per le aziende per poter raccontare le proprie esperienze di corretto progettazione per il riciclo, per il recupero, poi risulta essere importante. Le sfide in questo momento sono rilevanti, perché CONAI, se prendo il payoff sotto e da cosa nasce cosa, è già da 25 anni che si occupa di provare e ci sta riuscendo, perché se facciamo anche qui il confronto rispetto all'Europa, è sicuramente uno dei sistemi che sta portando a casa i migliori risultati, anche a costi probabilmente più contenuti rispetto anche ad altri sistemi europei, tanto che in alcuni paesi l'hanno poi anche seguito. Il tema da affrontare risulta essere, aumentando il materiale che viene ovviamente raccolto e recuperato, e che destino può avere questo in termini di riciclo. E quindi da questo punto di vista incentivare da una parte il riutilizzo di questi tipi di materiali che escono, sia per le imprese private, ma anche nel mondo del pubblico, risulta secondo me uno dei temi importanti da poter sviluppare nei prossimi mesi, in cui i fondi anche europei in qualche maniera potranno darci una mano, oltre che capire come migliorare la dotazione impiantistica del paese, soprattutto nelle aree del sud, che oggi in parte risultano essere sguarnite rispetto al nord, che ha una storia di attività di recupero e di riciclo e anche di impiantistica di questo tipo.
Grazie mille, grazie anche a Luca Ruini, e veniamo in conclusione di questa rapida carrellata. Mi sono tenuta come ultimo ospite Carlo Montalbetti, che è direttore generale di Comieco, ma che mi piace sfruttare un po' come aiuto appunto in chiusura, perché in tempi un po' lontani, quando tutte e due eravamo un po' più giovani, diciamo, ma tonici come adesso. Sei ma un rimasta po' più giovane tu. Grazie, diciamo così, me la sono proprio cercata. Sei stato uno dei primi a parlare di senso civico, di civismo e di cittadinanza. E allora chiederei appunto a Montalbetti di aiutarci a capire come questa economia dello scarto non possa prescindere da un impegno, da un senso civico e da un impegno civico di ciascuno di noi. Grazie. A questo indubbio, e mi pare già il presidente di CONAI ha toccato l'elemento che è l'elemento più importante, cioè quello della informazione e dell'educazione. Però permettimi di fare prima un commento sulla presentazione della ricerca che ha fatto Duccio Bianchi. È una ricerca intanto che è stata, diciamo così, promossa dal sistema dei consorzi. Questo già di per sé è importante perché mette in rilievo la ricerca che tutti abbiamo potuto nei numeri essenziali seguire, ha messo in rilievo come l'industria del riciclo in Italia sia una delle componenti centrali dell'economia e quindi anche della sostenibilità ambientale. E credo che questo sia un fattore di grande importanza, soprattutto se pensiamo al ruolo del nostro Paese. L'Italia, così come ne esce dalla ricerca e nell'industria del riciclo in Italia, è di fatto una risposta del Mediterraneo. Quindi l'Italia si candida a essere sostanzialmente il punto di riferimento di un vasto sistema di paesi, quelli del Mediterraneo, che possono dimostrare com'è possibile, sotto il profilo della sostenibilità ambientale, trovare delle soluzioni. Delle soluzioni che partono dalla creatività. Io prendo il caso della carta. La carta viene prodotta in Italia attraverso gli stracci, uno scarto che è valorizzato. Questi stracci erano catalogati per 32 categorie, stiamo parlando del Medioevo, eh? Dopodiché si passa dagli stracci ai residui agricoli, la carta paglia. Quindi qualcosa che non viene eliminato ma viene riutilizzato per produrre qualcosa di diverso. E infine si arriva all'industria del riciclo, perché il nostro è un paese ricco di boschi poveri, cioè non abbiamo la cellulosa. Questo cosa sta a significare? C'è stata una forte creatività. Questa creatività è un po' un genius loci italiano. Qual è il fatto nuovo che esce anche dalla ricerca e dagli interventi? Il fatto nuovo è che questa, diciamo, creatività molto singolare trova la modalità di cooperare. E io credo che uno degli aspetti più importanti, ed è una, credo, delle grandi occasioni che abbiamo di fronte, partendo dal manifesto d'Assisi, che è un manifesto di cooperazione, perché mette assieme settori diversi, anche molto diversi, per cercare tutti assieme di raggiungere un obiettivo. Io credo che la cosa più importante è che ha raggiunto, io credo, un punto oggi di equilibrio per il quale noi possiamo, almeno per alcuni comparti, e qui ci sono alcuni dei relatori precedenti, dire che siamo di fronte a un esperimento di impresa consortile, che nel campo della scienza economica è un fatto nuovo. Noi rappresentiamo questa cosa, che è una cosa nuova, e questa cosa nuova, dal mio punto di vista, almeno, vuole anche dire che questa impresa consortile riesce ad assolvere anche un ruolo che è di pubblica utilità. Ecco quindi che questa combinazione, secondo me, è una combinazione molto importante, ed è qui, riprendendo lo spunto che mi dava prima lei, che il ruolo dei cittadini, delle comunità, diventa così importante. Perché se l'impresa consortile in una funzione di pubblica utilità non trova poi un collegamento con la comunità locale, beh, questo rischia davvero di non produrre i risultati finali. Quindi
Non è un caso, per esempio, che proprio la nostra esperienza ci ha portato con Nando Pagnoncelli ed Ermete Realacci da una ventina d'anni a registrare con un osservatorio sul senso civico degli italiani partendo da un dato quantitativo, la raccolta differenziata. Perché quello vuol dire poter registrare il cambiamento di un'abitudine, che non è un'abitudine facile da cambiare, eh? E lo sappiamo perché alcune zone del paese non è che vada ancora molto bene. Volevo cogliere però questa occasione per fare una considerazione finale per stare dentro i 5 minuti che ci sono stati dati, e che cioè quella della sfida dovuta a questa scelta significativa, strategica, importante dell'Europa. E ricordiamoci, almeno lo parlo dalla mia esperienza, che se non ci fosse stata l'Europa, io non sarei qui a parlare, non ci sarebbe stato il presidente di CONAI e altri autorevoli interlocutori, perché noi siamo figli di una direttiva europea. E se questa direttiva europea, che è del 93, tra l'altro lo ricordo tutti, il relatore era italiano, quindi qualcosina abbiamo combinato. Se non ci fosse stata questa direttiva, non avremmo avuto gli strumenti per intervenire, e probabilmente anche i governi e la cultura politica non ci avrebbe aiutato. Quindi che cosa voglio dire? Che di fronte alla sfida che l'Europa lancia con il recovery, noi abbiamo davanti un impegno veramente importante. Qui riprendo quello che diceva Katia, qui c'è un grande problema di rivedere le filiere come sono organizzate e cercare di capire come possano generare delle proposte, poche proposte ma condivise. Io cito un solo caso. Nella raccolta differenziata abbiamo fortunatamente, grazie anche alla sensibilizzazione, all'educazione, al senso civico di cui Elisabetta prima richiamava, avuto un potente cambio di passo nel meridione del nostro paese. Ma il meridione del nostro paese non ha impianti industriali per quanto riguarda il riciclo, se non in una misura molto limitata. Quindi noi siamo sottoposti a una buona raccolta e poi al trasferimento che avviene su gomma. Io sto parlando di circa 1 milione di tonnellate, carta, plastica, eccetera. Beh, possiamo immaginare proprio in questa logica di rivedere un po' le filiere della cooperazione, come possiamo portarla su ferro e quindi trovare con le ferrovie una modalità per cui gli hub che le ferrovie hanno cominciato a realizzare diventano anche dei punti presso i quali facciamo pervenire i flussi di materiale che poi vanno negli impianti di riciclo. Ecco, io credo che il vero grande sforzo sia questo e non quello di far pensare che ciascuno, intendo impresa, possa presentare una propria proposta con la speranza di ottenere qualcosina di questi oltre 200 miliardi. È veramente una grande occasione a cui siamo chiamati tutti, e il manifesto d'Assisi, io credo davvero in questo caso, ci aiuta. Grazie. Grazie a Montalbetti, grazie a tutti quanti per la pazienza. Purtroppo non riusciamo a fare un secondo giro come ci eravamo prefissati perché gli interventi sono andati un po' più lunghi. Chiedo soltanto a Katia Bastioli, perché avevamo lasciato, tra l'altro tutti gli altri signori saranno gentili e lasceranno a lei questo privilegio, soltanto il minuto della domanda che era rimasta un po' in sospeso, cioè le donne che cosa possono fare in questa lotta all'economia dello scarto per applicare la circolarità. Veramente un minuto, Katia. Va benissimo. Diciamo che se partiamo dalla pandemia, è un dato di fatto che i paesi guidati da donne hanno performato decisamente meglio, non hanno avuto bisogno di slogan e di nemici per affrontare i problemi. Quindi io non amo i luoghi comuni, è mai un concetto, è vero in assoluto. Comunque in genere le donne sono abituate a prendersi cura, a generare risorse e non a predarle, a recuperare, e non hanno bisogno di sentirsi al centro dell'attenzione per esistere. Quindi non hanno bisogno di un'affermazione dell'io nell'oggi, sono in grado di prefigurare scenari e di costruirli nel tempo, tenendo la barra dritta, anche sacrificando i benefici dell'oggi e visibilità. Quindi tutto questo permette di capire bene perché in un momento così complesso le donne, mai come in questo momento, hanno un'enorme possibilità di incidere, e questa volta, proprio per spirito di servizio, devono prendersi più spazio e contribuire ad un rilancio che permetta
alle diversità di esistere e di coesistere in modo virtuoso e sinergico. Grazie mille Katia Bastioli, io vi ringrazio per la pazienza e per l'attenzione e la cura che avete messo in tutti i vostri interventi, e prima di chiudere restituendo la parola ad Assisi, a Ermete Realacci, vi lascio un piccolo dizionario delle parole che oggi avete utilizzato di più e su cui forse possiamo tutti insieme riflettere. Abbiamo parlato di opportunità, di custodi, di bioeconomia, di rigenerazione, di inclusione, di valore, di rete, di giovani, di educazione e ancora di crescita e sviluppo. Forse sono tante piccole parole, ma sono tutte insieme, diciamo, possono costituire un bel punto di partenza. Ermete Realacci, a te per la conclusione. Sì, beh, non sono conclusioni, innanzitutto vi devo salutare anche a nome di Padre Fortunato, che ha i suoi doveri, diciamo, di ospite in questa importante iniziativa dentro cui noi siamo stati chiamati a ragionare su questi temi. Io ne aggiungerei una di parola, Elisabetta, ringraziandoti veramente come sempre per l'intelligenza e la sensibilità, che è creatività, è stata evocata. E a me è piaciuta molto una frase del Papa detta peraltro in un messaggio al Forum Ambrosetti di Cernobbio, perché lui ha detto: siamo chiamati ad essere creativi come gli artigiani, forgiando percorsi nuovi e originali per il bene comune. Creatività vuol dire tante cose. Noi qui abbiamo parlato di imprese che nel loro settore, di settori, dall'agricoltura, sono d'accordo, alla storia dei consorzi, Illy, mi piace anche il caffè di Illy, poi ho visto anche l'azienda, eccetera, imprese sociali, come il caso del Banco Alimentare, che hanno usato anche la creatività per raggiungere obiettivi. La creatività è una componente importante di questo percorso. Il manifesto di Assisi è stato un atto creativo, perché non c'è nessun paese al mondo in cui un manifesto con questo standing di firmatari, i firmatari adesso sono oltre 3.700, ci sono anche persone comuni, ma insomma il livello dei firmatari del mondo economico, culturale, dei saperi, è molto alto di quel manifesto. Peraltro tutti coloro che hanno parlato, tranne Ruini, sono andato a controllare mentre vedevo, quindi devi recuperare, sono fra i firmatari. Si può firmare andando sul sito della Fondazione Simbola, che assieme al Sacro Commento ha dato vita a questo manifesto. È stato un atto creativo, perché ha messo assieme mondi diversi, tenendo assieme la risposta a una crisi con una speranza per il futuro, con la possibilità di rendere l'economia più competitiva, proprio perché a misura d'uomo. È stato evocato, forse da te Elisabetta, mi pare Zamagni, quando è stato presentato il manifesto di Assisi, qui proprio ad Assisi. Zamagni fece come sempre un bellissimo intervento e disse una cosa: dovete sapere che io amo l'Italia, quindi sono un patriota, quindi non mi piace che il nostro paese, oltre a vedere i suoi mali senza affrontarli, primo limite, ne abbia un altro: non vedere i suoi punti di forza e non valorizzarli. Zamagni, in quel suo intervento molto bello a mio avviso, a un certo punto ha detto: la risposta non può che essere un'economia più a misura d'uomo, in qualche misura, e ha detto: se si apre la partita di un'economia più a misura d'uomo, l'Italia è messa benissimo. Ha molto da dire, ed è vero, non sto qui a dilungarmi, però volevo chiudere con una cosa invece di alleggerimento, se per così dire, per modo di dire, perché secondo me il ragionamento invece è molto importante. Illy ha evocato il tema della felicità, no, in questa cosa. Dovete sapere che nel mio patriottismo, nel mio amore per l'Italia, io ero sempre stato molto invidioso di un brano della Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti, come molti di voi sanno probabilmente, a un certo punto parla del diritto alla ricerca della felicità, no? E io ho detto: ma guarda, mentre questi stanno facendo una guerra di indipendenza, che è anche una guerra fiscale, perché non volevano pagare i dazi per il tè, scrivono una cosa così colta, la scrivono anche bene, perché non è che era il diritto alla felicità, che è una cosa un po' complicata da esercitare, ma è il diritto alla ricerca della felicità, che invece è una cosa che implica anche impegno, passaggi, è un percorso, diciamo. Vi segnalo che è una cosa che viene dall'Italia, nel senso che c'è un carteggio, la Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti la scrive soprattutto Franklin,
Franklin aveva un carteggio con una serie di intellettuali, diciamo si sarebbe detto progressisti allora, napoletani, in particolar modo genovesi e filangeri. Genovesi è peraltro, diciamo, il pensatore più importante sul tema dell'economia civile, da lì prende forza questo filone, ma è soprattutto Filangeri che nel carteggio con Franklin gli dice: ma se state scrivendo, loro ragionavano molto intorno a qual era la finalità dello Stato, cioè quali erano i terreni che lo Stato doveva praticare nell'economia come nei valori, gli dice: se state ragionando di questo, nella carta fondamentale metteteci il diritto alla ricerca della felicità. Franklin lo fa, gli americani ce l'hanno e noi non ce l'abbiamo. Non ce l'abbiamo magari nella nostra carta costituzionale, ma ce l'abbiamo nei nostri cromosomi. E io penso che questa battaglia per un'economia più a misura d'uomo, contro la crisi climatica, contro la pandemia, la vinceremo anche se recuperiamo queste aspirazioni e questi valori che poi muovono le persone e muovono le comunità. Firmate se non l'avete fatto. Grazie mille a tutti e buona continuazione di evento. Buona serata. Ciao. Ti credo, fammi sapere. Beh, guarda, è scontato. Sì.